Anche la logistica richiede sostenibilità. Abbiamo con noi l'ingegner Filippo Salis, amministratore delegato di SFRE. Voi avete un record in Europa. Sì. Che è? Sì, l'abbiamo ottenuto da pochissimi mesi attraverso appunto la certificazione LEED Platinum. Abbiamo ottenuto il punteggio di 90 punti, che è il record in assoluto per quanto riguarda diciamo tutte le costruzioni in generale, e questo record l'ha preso la logistica. È un primato a cui siamo molto orgogliosi, perché nessuno ci credeva all'inizio. È stata una scommessa vincente, voluta fortissimamente dal committente. Noi come progettisti ci abbiamo creduto, insieme a CBRE abbiamo ottenuto questo fantastico risultato, che è veramente un orgoglio anche un po' italiano, insomma. Decisamente. Poi la logistica è un settore che vediamo che evolve tantissimo, e abbiamo imparato forse dopo il Covid o con il Covid ad avere più dimestichezza, no? Con questo comparto, e abbiamo imparato ad associare alla logistica un termine che usavamo prima per la connettività, quindi l'ultimo miglio. Sì, l'ultimo miglio, diciamo, è una bellissima opportunità, soprattutto in tema anche di rigenerazione urbana. Se ne sta parlando tantissimo un po' in tutti i convegni. Anche il lato della logistica è una bellissima opportunità, va sfruttata, perché dove c'era un'industria magari anche pesante, con un'area da bonificare, oggi con una messa in sicurezza, quindi con qualcosa di più light, si riesce a fare una logistica che oggi che cos'è? È una logistica 4.0, grande robotica, grande automazione, sostenibilità anche dal punto di vista dei mezzi, perché stiamo parlando di mezzi leggeri, elettrici, insomma, quindi è il futuro, è un'occasione, un'opportunità da non farsi scappare. Quindi, ecco, è un'opportunità anche per riqualificare quelle aree periferiche, quelle costruzioni dismesse, no? Esattamente, sì, proprio, allora, diciamo che magari più sul nord Italia si tende di più a demolire e ricostruire, perché a volte insomma anche la bonifica, la messa in sicurezza è molto importante. Su aree per esempio come quelle di Roma siamo riusciti anche a invece riqualificarle, magari con gli interventi molto importanti dal punto di vista strutturale, però siamo riusciti veramente a ridare una nuova vita anche a questi immobili, ed è, ribadisco, veramente una bellissima opportunità e va sfruttata. Grazie. Grazie.